Allora, 3 giorni esatti fa, è uscito un articolo molto interessante dalla Stanford University, che è un'università molto attiva nel campo della ricerca sull'intelligenza artificiale, che vorrei presentarvi qui oggi, perché dal mio punto di vista introduce un algoritmo molto promettente, del quale forse sentiremo ancora parlare, che permette a questi modelli, gli LLM, di essere sempre più efficienti, in particolare nella fase di apprendimento. Oltretutto, questo articolo è anche molto interessante perché ha un nome molto evocativo, un titolo molto evocativo, che è il seguente. Quiet Star, ovvero come i modelli linguistici possono insegnare a se stessi a pensare prima di parlare. Io trovo molto interessante l'idea che le macchine possano pensare prima di parlare. È una cosa sulla quale potremmo parlare noi da qui alla prossima settimana. Ma la cosa importante è il titolo, il nome di questo algoritmo, Quiet Star. E vi starete chiedendo, ma ha a che fare con quel Q-Star, quel famoso progetto segreto di OpenAI che determinò forse il licenziamento di Sam Altman qualche mese fa? Allora, credo di no, credo che non sia la stessa cosa e non abbia nulla a che fare, a parte che viene dalla Stanford University e non da OpenAI, però tutto può darsi, però non credo perché sembrerebbero essere proprio due cose diverse. Infatti io vi lascio qui, in alto a destra, un video nel quale su questo canale ne abbiamo parlato approfonditamente, che posso comunque riassumervi brevemente dicendo che Q-Star, secondo l'ipotesi che si era fatta in quel momento, era più che altro la combinazione di un algoritmo che si chiama A-Star e una tecnica di deep learning che si chiamava Q-Learning, e insieme la combinazione di queste due cose applicate a una rete neurale creerebbe un'architettura particolarmente efficiente nelle decisioni e nella risoluzione dei problemi. E questa cosa aveva sollevato un po' di dubbi in merito alla sua sicurezza per varie ragioni che, se volete, andate a vedere nel video appunto lì sopra. Ora, questa sembrerebbe essere tutt'altra cosa. Questo sembrerebbe più che altro essere un metodo, un algoritmo, però un metodo per migliorare le prestazioni di un LLM. A questo proposito, fatemi fare lo YouTuber, voi fate i follower, non passate avanti, aspettate un attimo. Voglio dirvi che per migliorare le prestazioni degli LLM esiste, oltre all'algoritmo Quiet Star, di cui adesso parliamo, anche la programmazione semantica. Il corso di programmazione semantica che io vendo su mentiemergenti.com. Si tratta invece quello, si tratta di un corso di prompt engineering avanzato che ti permette, semplicemente scrivendo, imparando la semantica delle reti neurali, quindi scrivendo dei prompt molto efficaci, ti permette di migliorare le prestazioni di GPT, di Claude 3 e di tutti i modelli linguistici generativi. Perché ve lo dico qui? Ve lo dico perché, come sapete, sto registrando il corso 2.0. Chi acquista il corso del 2023 al prezzo del 2023 poi accede automaticamente al corso nuovo che sarà rilasciato a breve. Chi invece deciderà di aspettare e di acquistare poi il corso quando sarà rilasciato il 2.0 lo pagherà un bel po' di più perché sarà una nuova uscita, il corso del 2024, e naturalmente costerà di più, quindi chi lo compra adesso accede con il prezzo vecchio. Bene, torniamo a noi. E dicevamo di Quiet Star. Allora, questi signori sono partiti da un lavoro precedente che era il Self-Taught Reasoner, appunto Star, di questo Zelickman e altri, e l'articolo era questo qui. Qui si faceva una cosa molto simile, comunque si introduceva un algoritmo simile, però qui diciamo lo scopo era quello di migliorare le prestazioni del modello in compiti molto specifici, mentre con questo Quiet Star si intende generalizzare Star, come dice qui. Quindi generalizzarlo e rendere poi migliori le prestazioni dei modelli un po' in tutti i campi, e non solo in certi compiti specifici. Questo lo rende molto interessante perché quindi lo rende di interesse generale. È un algoritmo che può essere applicato a tutti i modelli nella fase di apprendimento e ne migliora le prestazioni.
Questi infatti sono riusciti con questo esperimento a migliorare le prestazioni di un modello linguistico nel GSM 8K, che è un test di competenze matematiche, del 5%, che non è poco, e il Common Sense Q&A, che invece è un test sulla conoscenza generale, del quasi dell'11%, del 10,9%. Questi risultati, che potrebbero non sembrare poi così straordinari, lo sono invece se consideriamo che sono stati ottenuti su Mistral 7B, ovvero un modello linguistico generativo open source con soli 7 miliardi di parametri, per cui è considerato, cioè di per sé è un modello che non dà grosse prestazioni. E però, siccome è open source, loro hanno potuto lavorarci, applicare questo modello in una fase di addestramento e poi testare, ok, comparare, diciamo, il modello normale senza l'addestramento Quiet Star e il modello con l'addestramento Quiet Star, e quest'ultimo ha dato risultati considerevolmente migliori rispetto al modello Mistral di base. Questa cosa è molto interessante, andiamo a vedere come funziona. Allora, l'articolo, il paper è molto complesso, si addentra in questioni matematiche e ovviamente a noi non ci interessa. Cerchiamo di analizzare questa figura perché ci dice in poche parole che cosa fa questo algoritmo e come funziona. Partiamo da alcuni concetti di base che forse vi interessano. Voi sapete che queste architetture sono basate sui transformer. Ora, il transformer viene utilizzato in queste architetture sia nella fase di addestramento sia nella fase di inferenza. Un modello qualunque, come qualunque LLM, tra cui GPT o Claude, hanno queste due fasi: la fase dell'addestramento, nella quale noi gli sottoponiamo una gigantesca quantità di dati e loro apprendono da questi dati e quindi aggiustano la loro rete neurale, e una seconda fase, che è quella di inferenza, quella che conosciamo noi utenti, cioè quando approcciamo al nostro modello, a GPT, gli facciamo una domanda e quello ci risponde, lì è nella fase di inferenza. Queste sono le due fasi normalmente separate, assolutamente separate. Invece loro praticamente è come se introducessero l'utilizzo della fase di inferenza anche durante la fase di apprendimento. Vi spiego: quando noi addestriamo una di queste macchine, gli diamo questa enorme quantità di dati. Che cos'è che fa la macchina? Analizza in maniera sequenziale il testo che noi gli diamo. Per esempio, noi gli diamo un testo di 1000 token da apprendere, ok, sul quale effettuare l'addestramento. Quindi lui inizia dal primo e li analizza ciascuno fino all'ultimo in maniera sequenziale. Però a ogni passaggio qual è il suo scopo? Quello di prevedere il token successivo. Ad esempio, lui, arrivato al token numero 12, prevede quale potrebbe essere il token numero 13. Dopodiché lui va a vedere qual era il token numero 13, quello corretto, quello che era nel testo fornito da noi esseri umani, quindi è il token corretto, e verifica se la previsione che aveva fatto era corretta o sbagliata. In entrambi i casi va ad aggiornare i parametri della rete neurale, o nel caso di un feedback positivo, quindi ok, la previsione era corretta, o nel caso di un feedback negativo, guarda che la previsione non era corretta. Va bene? Lui, facendo così, aggiorna i parametri della rete neurale ad ogni iterazione, e alla fine, quando è arrivato alla fine, diciamo, è stato addestrato su quel testo, perché ne ha appreso tutte le correlazioni semantiche e statistiche. Ora, questo è quello che succedeva fino a oggi. Loro invece che cos'è che fanno? Si inseriscono in questo processo di previsione del token successivo durante la fase di addestramento, e fanno in modo che la macchina sia forzata ad effettuare un pensiero. Ecco perché l'articolo poi dice la macchina che pensa prima di parlare, la obbligano ad effettuare un pensiero su quello che sta facendo. È come se ad ogni previsione la macchina invece facesse delle inferenze. Vi ricordo che l'inferenza invece è quella che la macchina fa quando parla con l'utente, ok? Invece questo algoritmo forza la macchina a fare delle inferenze anche durante la fase di apprendimento, di addestramento. Guardiamo un attimo questa figura per capirlo. Supponiamo che noi gli abbiamo dato questo testo originale qua, la prima riga con i quadratini colorati,
Questo test originale che è 42 più 12 uguale 54. Lo vedete? Quindi supponiamo che lui sia arrivato al 5 e debba prevedere il token successivo. Lui non lo vede ancora il 4. Il 4 lo vedrà dopo che avrà fatto la previsione, per vedere se la previsione era corretta o meno. Per cui, arrivato al 5, scatta l'algoritmo Quiet Star, che è composto da tre fasi. Think, pensa, talk, parla, e learn, impara. Come funzionano queste tre fasi? Allora, arrivato al 5, lui si ferma e dice ok, devo ragionare. E quindi che cosa fa? Inizia una catena di pensiero. E poi ne comincia pure un'altra in parallelo, cioè nello stesso istante, contemporaneamente, ne inizia due di catene di pensiero. In realtà loro l'hanno testato fino ad 8 catene di pensiero. Però qui ne vediamo due per semplicità, va bene? Quindi lui, arrivato al 5, fa partire due catene di pensiero, ciascuna delle quali darà origine a una previsione. La catena di pensiero ha uno start e un end. Vedete? Sia sopra che sotto. Start e end. Ok? Entrambe daranno luogo a una previsione. Quando sarà arrivata la previsione, c'è la fase talk, per cui le due catene di pensiero dichiarano la loro previsione. A quel punto si svela il token corretto, si vede qual era, si vede quale delle due catene di pensiero aveva originato la previsione corretta, e scatta un algoritmo di rinforzo che quindi premia la catena di pensiero che aveva dato la previsione corretta con la terza fase, che è la fase di learn, mentre scarta la catena di pensiero che aveva dato una previsione errata. Ora, a che serve sta cosa poi alla fine? Serve intanto a migliorare proprio il processo di apprendimento, cioè il modo in cui i parametri della rete si vengono a consolidare durante una fase di apprendimento strutturata in questo modo è un modo molto più efficiente. La macchina inoltre alterna l'apprendimento con l'inferenza, perché questa cosa avviene a ogni singolo token. Infatti, quando la macchina dovrà predire il prossimo token, avrà a disposizione il contesto della catena di pensiero che aveva azzeccato la previsione. Quindi significa che ha molto più contesto su cui lavorare. Inoltre, ogni singolo step di apprendimento, che quindi va ad aggiornare i parametri della rete, è frutto di un ragionamento e quindi è molto più efficiente come meccanismo di aggiornamento dei parametri della rete. Quindi tutto questo funziona in maniera molto efficiente. Lo svantaggio, ecco, stavo dimenticando, di questa tecnica è che naturalmente l'addestramento ha un costo computazionale molto alto, perché prima tutta questa storia delle catene di pensiero ad ogni singolo step non c'era, no? Per cui c'è proprio un costo computazionale più alto, anche in termini di energia, proprio anche in termini di costi economici, e anche di tempo proprio, cioè ci vuole più tempo. Però il risultato poi è un incremento notevole delle capacità. Voi considerate che tutto questo naturalmente utilizza i transformer, ok? Perché durante la fase di inferenza, durante le catene di pensiero, vengono coinvolti i transformer. Per cui la macchina, diciamo, generalizza, astrae in una maniera molto molto efficiente, e quindi poi dopo va a aggiustare i parametri della rete neurale in una maniera molto efficace. Questo è quanto per questo video. Ragazzi, se volete andatevi a guardare gli ultimi due video che ho fatto su questo canale, li trovate qui alla mia sinistra, alla vostra destra. Sono due video molto interessanti in cui abbiamo comparato le capacità degli esseri umani con quelle delle reti neurali, delle intelligenze artificiali. A proposito, colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente Raffaele Gaito, che ci è venuto a trovare proprio in questi due video, nei commenti, è venuto a commentare, ha risposto a molti dei vostri commenti, visto che si era anche parlato di lui. E poi ha risposto ovviamente anche a me, quindi un ringraziamento pubblico a Raffaele per essersi manifestato sul nostro canale. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video.